Sono Roberto Melandri e mi trovo al largo della costa romagnola per una battuta di pesca allo sgombro. Sono in compagnia di Piero e di Aldo, sono due esperti pescatori della costa romagnola, molto bravi in questa tecnica. Oggi pescheremo gli sgombri, ma non solo quelli, anche sugarelli. E se riusciamo a trovare le gallinelle e qualche altro pesce di fondo, visto che la battuta sarà finalizzata a una pesca di fondo, anche se prevede la cattura di pesci che in genere stanno un po' più scostati da questo. Infatti butteremo tutte le pasture, i sacchi e gli sfarinati verso il fondale marino, siccome in questa stagione qui siamo in inverno, il pesce col freddo è andato giù. Ci troviamo sulle 7 miglia davanti Marina di Ravenna, siamo in piena zona piattaforme, infatti peschiamo vicino, anche se non troppo, visto che la legge vieta di ancorarsi a meno di 500 metri da queste strutture. Siamo vicino all'Armidà, una piattaforma appunto molto conosciuta davanti alla costa Ravennate, ed è anche una zona molto battuta dai banchi degli sgombri, siccome in questi punti ci sono diverse condotte sottomarine che permettono di passare al gas metano dalle piattaforme verso terra e qui il pesce trova rifugio e nutrimento. La profondità di questa zona è di circa 18-19 metri, è una profondità diciamo media, dove il pesce si staziona all'inizio dell'inverno prima di uscire e portarsi su fondali più alti. Come dicevamo prima, tutte le pasture, sia che siano sacchi, sia che siano dosi di sfarinato calate coi pasturatori a sgancio, verranno messi vicino al fondale marino, perché come dicevamo, tutto il pesce adesso si stabilisce in quelle zone e diventa commensale. Gli sgombri si possono mescolare assieme ai sugarelli, entra intanto qualche gallinella, qualche merluzzetto, quindi la pesca diventa molto varia e per questo diventa molto interessante. Bene, questa è una pesca che in genere si fa all'ancora. Siccome è molto importante tenere i branchi dei pesci in pastura vicino alle nostre lenze e quindi sotto la barca. Adesso andiamo a ancorare lo scafo. Ci troviamo a una profondità di circa 19 metri, 18 metri, e caliamo una quarantina di metri di catena, 10 metri di catena e 25-30 metri di cima di corda. Per la pesca degli sgombri è importantissimo il brumeggio o pastura. In questa pesca viene utilizzata sarda o acciughe finemente tritate e conservate all'interno di una reticella a maglie molto fini, in modo che non esca troppo materiale in una volta sola, ma in piccole quantità. Oggi, come dicevamo, i sacchi verranno posizionati tutti in prossimità del fondo, visto che pescheremo con lenze da fondo e visto che in questa stagione il pesce si porta a quelle profondità lì. I sacchi verranno quindi zavorrati con degli appositi pesi da circa 500, ma anche da un chilo, 500 grammi un chilo, e poi calati a disperdere il loro contenuto a circa un metro dal fondo in modo che la scia possa andare verso di questo. Andiamo? Vai. Ok. Ecco, questo è un altro pacco di pastura rispetto a quello di prima, è un po' più liquido, ha più olio di sarda e per certi versi diciamo può andare meglio di quello di prima. A me piace avere diversi tipi di pastura perché magari un giorno può funzionare più un tipo e un giorno un altro. Vengono sempre zavorati con almeno 500 grammi di piombo perché rimanga alla picca sotto lo scafo. Nella pastura, oltre ad aver messo farine di pesce, olio di sarda, additivi di varia natura, tipo aminoacidi, mettiamo anche qualche pezzetto di acciugo di sarda perché, essendo tagliati molto fini, non sfami il pesce. Per la pesca agli sgombri, l'esca principe, anzi diciamo proprio l'unica veramente catturante, è il filetto di acciuga. Ultimamente abbiamo visto che perché rimanga più a lungo sul lamo e il pesce non ce lo sfili subito, conviene legarlo.
con del sottile filo elastico e con degli appositi strumenti. Occorre dare qualche legatura soltanto sulla parte, sulla cima, sulla testa dell'esca, in modo che dopo con l'amo potremo agganciarlo al filo elastico e l'esca, la rimanente codina dell'esca sarà libera di muoversi in corrente e attirare meglio i pesci. Questo è l'innesco finito. Grazie al filo elastico possiamo fissarlo soltanto in cima, in modo che comunque anche tirando, provando a strappare, l'esca non se ne va. Un elemento importante in queste lenze, visto che si pesca a stretto contatto sul fondo, quindi in una zona dove l'acqua è abbastanza cupa, è mettere qualche attrazione luminosa, come una perlina, una sferetta in plastica fosforescente, incollata poco sopra la legatura. Abbiamo visto che questa attrazione qui è molto efficace, non soltanto nei confronti degli sgombri, ma anche dei sugherelli e degli altri pesci che navigano e che cacciano in prossimità del fondo. Oggi abbiamo chiamato la nostra uscita a pesca pesca agli sgombri a feeder, siccome abbiamo pensato di utilizzare dei piccoli pasturatori del tipo appunto di quelli che vengono utilizzati nei laghi per la pesca qui a feeder, appunto alle carpe o altro pesce dalle abitudini similari, in modo da posizionare la pastura nelle immediate vicinanze delle esche. Questo è un pasturatorino con un piombo da 30 grammi che abbiamo bloccato un po', abbiamo chiuso un po' nella parte finale in modo che la pastura esca più lentamente. Mettiamo un po' di tutto, qualche pezzetto di sardina, di acciuga e un po' di sfarinati che abbiamo impastato e mescolato con dell'acqua. Ecco, questa è una luminous bait, cioè un'attrazione formata da una pallina luminosa e da alcuni filamenti iridescenti che spesso danno una grossa mano nella trazione degli sgombri. Deve essere sempre fissata sia sopra che sotto, con due perline incollate, in modo che non arrivi troppo lunga sull'esca. Secondo te che pesce è? Era poco, uno sgombrino o uno fioncino. Io dico mazzola. Io dico che sgombrino, no, uno sgombro. Bravo Aldo. Oh, adesso sì, si comincia a rasare. Per il primo è sempre importante. Un altro grosso aiuto in questa pesca ce lo possono dare i pasturatori a sgancio, tipo questi. Sono in genere contenitori di metallo o di plastica dura che contengono fino a circa un chilo di brumeggio, vengono collegati dalla barca con una cimetta e tirandola con forza si aprono. Oggi li riempiremo col materiale che abbiamo visto prima, cioè pezzetti di sarda o alici tagliate molto fini. Piero ne ha preparato una certa quantità che andremo a mescolare a degli sfarinati utilizzati genericamente nella pesca sia dalla barca che da terra. Farina di pesce, olio di pesce, additivi di vario genere, aminoacidi, e vengono utilizzati un po' in tutte le pesche. Questi qui per esempio sono stati destinati alle orate, agli spigoli, ai sarghi, ai cefali. Ah, vieni pure Piero, sì, mescoliamo misto. Adesso, ecco qua, adesso andiamo. È preso? Quello è uno sgombro? Sì, no? Gallinelli, ma non è piccolo? No. Eh? Mi sembra uno sgombro, dalla sensibilità, è lui. È un altro bello sgomberotto, chissà che non, pian piano non entra in pastura. Piccolo sgombrino, non è grandissimo, però. Oh, questa diciamo che è una preda alternativa agli sgombri. Tipica dell'Alto Adriatico. È infatti un piccolo merlano
un esponente della famiglia dei Gadidi, infatti se ci guarda bene sembra in tutto e per tutto simile a quella alla forma del merluzzo, del cod, del vero merluzzo, quello che vive solo in Atlantico. Invece questa è una specie che entra anche in Mediterraneo ed è diffusa praticamente solo qua, lungo le coste della Romagna, del Veneto e del Friuli. Un altro merlanino, sono questi che mangiano malino, al momento ci sono questi. Sembra da come tira, sì, un po' più deciso, finalmente, già, sì, è anche di taglia discreta, anche lui si è fatto attirare dalle pelline luminose, il pasturatore che si è svuotato, quindi tutto in regola. Cominciano a sentire la pastura. Per me è stato che gli abbiamo detto che ce ne andavamo e la cosa non le è piaciuta. Gallinella, guarda mo che cambiamo varietà. Vedi? Bello di pescare gli sgombri sul fondo, che possono capitare un po' tutte le prede qua tipiche dell'Adriatico. Questa volta è arrivata una gallinella. È una cosa talmente piccola. Merlano, va? Eccolo qua. Lo sgombro lo vedi perché ti scarica la canna, la punta della canna, la lenza si alza e vengo su. Uno sgomberi, no, è uno sgombro. Se lo tira. No, è un bel merlano più bello questo qua. Tirava come un assatanato, invece. Hai avuto? Urca, questo ci mancava, Aldo. Oh, bel paganello. Per variare il bottino. Sì. Due o tre bombe sparse. Pesciolino, un altro merlano, se non è un paganello. Lo sai che qua come siamo venuti a Paganelli? L'esca principe per la pesca degli sgombri è l'acciuga, che deve essere il più possibile fresca, non freschissima, perché se è molto fresca è in rigor mortis, quindi troppo rigida. L'ideale è un'acciuga pescata un paio di giorni prima e comunque in condizioni ottimali, con tutta la sua livrea argentea. Quello è importante, perché oltre ad esserci un richiamo a livello odoroso, deve esserci anche un'esca molto brillante e piena con tutte le sue scaglie. Deve essere pulita la testa, tolta la testa, tagliata la coda, il ventre e il dorso. In questo modo si riescono a preparare, a recuperare due filetti lunghi circa 5-6 cm,
La lunghezza dell'esca deve essere predisposta anche in funzione della dimensione del pesce che sappiamo presente nella nostra zona di pesca. Per la pesca degli sgombri si utilizzano ora ami molto fini, del numero 8-10, tipo quelli utilizzati nella pesca alle trote nei laghetti. C'è, dai. Ci deve essere. Sì, quello è uno sgombro. Non credo. No? No. C'è... Non è un paganello però. È un merlano secondo me. Il toto pesce. È di nuovo il merlano secondo me, se no è piccolo. Mi sei incazzato adesso. Uno sgombrino. Sgombrino. Beh, sgombrino. Uno sgombro di taglia media. Medio piccola qua. Un po' più vorace degli altri. Un po' più vorace degli altri. Oh, un'altra specie, ecco questo. Ci manca, sul garello ci manca. Certo che sei andato a scegliere fra i più piccoli però. Più piccolo di così non si poteva. Vabbè, diciamo che oggi sì. Abbiamo fatto tante specie. Devo prendere proprio un pesciolino oggi è una battaglia. Poi questo è un sugarello. Tratto un branchetto di sugarelli. Questi poi sono pesci che, ragazzi, hanno la bocca che è fragilissima, delicatissima. Cartilaginea, guarda anche questo. E per pochissimo si slamava. Per questo che servono degli ami fini con una punta molto affilata, sennò non se ne prenderebbe uno. No, paganello. Questo sgombro, probabilmente. Fortuna che abbiamo delle vette così morbide, perché oggi mangiano veramente malissimo. Eccolo qua. Questo è uno sgombro di taglia media, sull'8,5. Dovrebbero essere voracissimi questi pesci, però oggi mangiano veramente male. Oggi stiamo pescando con due tipologie di terminali. Uno ha gli ami ai braccioli molto corti, lunghi 45-50 cm e molto ravvicinati, proprio una lenza da volentino praticamente, per pescare il pesce il più vicino possibile al fondo. Mentre invece quell'altra, montata su questa canna qui, ha i braccioli tipici per la pesca allo sgombro, cioè lunghi 1,5 m e più fluttuanti. È un sugarello, mi sa, no? Uno sgombro. Sgombro, sì. Mangiassero tutti così oggi. C'è uno sgombro che becca così, per fortuna. Guarda che non è un paganello quello. No, no, ma infatti, ho detto, boh. Vibrava appena, per fortuna che è sensibile. Per fortuna che è uno sgombro. Sensibile. È un sugarello. È un sugarello, però dai. Mangia. Appena calata la pastura. Appena calata, qualcosa gli vorrà dire. Un altro sugarello prima. Ma guardali. Sughero. Che pesciolino. Sugarello. Micro, ma sono quelli che. Io l'ho fregato, era un pescetto, sì. Te l'ho mangiato il tonno. No, tonno. Ah, comunque. C'è arrivato un pesce grosso, Bella questa, è stata bellissima. Guarda qua! Oh. C'è arrivato un pescione che gli ha dato una picconata. Infatti per me quel pesce lì ha una paura.
mi dovesse arrivare una sagoma scura dietro, ecco qua, uno sgomberotto. No, no, questa non è una gallinella, è quasi meglio, guarda. La canocchia? La canocchia ci mancava. Voleva una specie diversa, Piero. Una specie diversa, guarda. E ti sputi in un occhio quella lì. Su questo. Questo potrebbe essere un bello sgombro, perché combatte proprio da pelagico, ma gira come fanno anche i tonni più grossi. Sì, bello sgombro. Pian piano, perché abbiamo filo del 14 nel terminale. Eccolo qua. Questo praticamente, sì, questo è il pescione di giornata. Bello sgombro di tretti. Almeno un bello sgombro di fine stagione è arrivato. Ah, ha starato. Oh! Sono entrati gli sgombri, perché questo è uno sgombro sicuramente. Infatti è entrato un branchetto, guardiamo. La pastura finalmente ha dato i suoi frutti. Però quelli cominciano ad essere una bella taglia. Aldo, sugarello o sgombro? Devi dirlo, sugarello. Quello era un'esca da tonni, eh. Te rischi con quei pesci lì. Bravo Aldo. Una giornata. Oggi tanto voraci, ma tanto difficili gli sgombri, Aldo. Non si può dire proprio che oggi è una giornata. Sia semplice prenderli, come in genere dovrebbe essere. C'è ancora? Piano, piano. Era lì, eh. Addirittura due oggi, che è un'eccezione la doppietta. Due sugarelli, bravo Piero. Non enormi, ma... Merlano, ecco, Merlano qua mancava. Bravo Aldo, merluzzo dell'Adriatico. Beh, insomma, la pescata alla fine è saltata fuori. Speravamo in qualcosa di più, ma... insomma, un po' di sgombri li abbiamo presi. Un po' di varietà. Esatto, poi la pesca è così, c'è un giorno che dà di più, un giorno che dà di meno, però ci siamo difesi benino, dai. Un po' di sugarelli, un po' di merlani, qualche gallinella, non è mancata una canocchia, giusto per far capire cosa gira da queste parti. Qualche paganello, gli sgombri sono un po' mancati, ma d'altra parte le giornate di pesca sono tutte uguali. Bene. Abbiamo allamato anche un tonno, tra l'altro, con una canna da sgombri. Insomma, è andata bene, ci siamo divertiti. Ragazzi, grazie per l'uscita. Dall'Adriatico è tutto, alla prossima.